Michele... fantastica collezione di Michele Miglionico. Eccolo qua, un applauso all'applauso della piazza di Nardò. Salve Michele, complimenti. Sono delle principesse le tue modelle. Sì, principesse per una sera da regine in una location magnifica come questa piazza di questo castello pazzesco, di questa città meravigliosa che è Nardò, che ho scoperto in questi due giorni che sono stato ospite, ecco. E poi sono felice perché io ho un amico, perdonatemi, ho un amico qui a Nardò che è un mio collega d'alta moda che mi aveva invitato tante volte e io tante volte avevo declinato l'invito, che è Gianni Calignano, che saluto, e che in qualche modo in questi due giorni me ne sono pentito di non essere venuto prima, però insomma spero di essere stato all'altezza di questa bella città. Ti diamo la cittadinanza onoraria a questo punto, anzi ti cooptiamo per le prossime tue performance, ma come dicevamo prima in apertura, non solo qui in Puglia, ma a rappresentare la Puglia altrove, perché tu sei un uomo da palcoscenico, diciamolo pure, che ha calpestato dei palcoscenici notevoli in America, davvero oltreoceano, quindi il tuo segno di stile, di eleganza, che naturalmente possa arricchire la Puglia in tutto quello che la Puglia rappresenta. Beh sì, la Puglia è stata per me quest'anno una grande scoperta, ho viaggiato molto, ci sono state molte manifestazioni alle quali ho partecipato. Io sono lucano e quindi sono un cugino vicino di casa che in qualche modo quest'anno ha voluto scoprire innanzitutto tutta la Puglia e poi magnificamente la terra di Salento, che per me è stata un'emozione unica viverla quest'anno. E sono veramente, ecco, non amo ripetermi, ma questa sera lo faccio volentieri, sono veramente felice di essere stato ospite di questa meravigliosa terra. Tu che ormai sei abituato a calcare anche palcoscenici internazionali, sei partito anche tu da Potenza, insomma, sei partito dalla Basilicata, hai fatto tantissima strada, cosa ti senti di dire ai giovani stilisti? Cosa mi sento di dire? Sicuramente la cosa più importante, se si ha questa passione, se si ha questo fuoco sacro che è quello della moda, così come l'ho avuta io fin da bambino, non deve assolutamente mancare, non deve abbandonarci, non ci deve abbandonare, perché è il fuoco sacro che ci porta giorno dopo giorno, è un mondo di grandi sacrifici. Tutti pensano che la moda sia soltanto l'ultimo momento della passerella dove si vedono queste donne bellissime, vestite magnificamente, lussuosissime, poi si pensa alle varie feste, ai vari party, alle varie situazioni, però si dimentica spesso che la passerella è l'ultimo atto dei 6 mesi di grande lavoro. Noi siamo forse l'unico mestiere al mondo che ogni 6 mesi si deve reinventare per cercare di essere sempre presente nel mondo del lavoro. Noi siamo umili servitori del Made in Italy e dobbiamo assolutamente portare avanti tutto l'eccellenza. Noi parlavamo prima ho parlato della terra di Puglia, che è una terra di grande eccellenza, e quindi chi meglio di coloro che fanno la moda qui in Puglia capisce bene che bisogna veramente smazzare tanto per raggiungere l'obiettivo poi che si prefigge. E noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, grazie a Michele Miglionico. Il Gran Galà del Salento ti omaggia di questo piccolo riconoscimento, che la tua carriera ancora brillante si solidifichi qui nella nostra terra dove vogliamo i grandi. Grazie Michele Miglionico, grazie. Grazie. Grazie ancora con l'applauso del pubblico di Nardò.